Ciao! Allora, oggi volevo parlarvi del calendario dell'avvento della Kiehl's. Ora che è finito l'avvento, quindi possiamo parlarne senza che vi faccio spoiler. Prima di tutto, però, sto testando anche questo rossetto, che è una tinta labbra, e ditemi se vi piace, perché ne ho due. E pensavo una di mettervela con la prima estrazione dei commenti che farò a fine mese. Se non sai di cosa parlo, vai alla fine del video per capire tutto quanto. Allora, intanto volevo parlarvi di questo calendario che è bello pesante e prima di tutto l'abbiamo aperto assieme su Instagram giorno per giorno e anche su Facebook. E abbiate un like solo per questo perché ho rimesso tutti i prodotti dentro le caselline e li avevo tirati fuori tutti. Allora, pregi e difetti di questo calendario, perché non è proprio è il mio primo calendario dell'avvento a un prezzo così sostenuto. Normalmente io prendevo quelli un pochino più economici, ammettiamolo. E allora ve lo faccio prima vedere, poi parliamo di pregi e difetti, perché intanto non è più uno spoiler. Ah, io non mi sono voluta spoilerare niente, quindi non sapevo assolutamente ogni giorno che cosa poteva contenere. Ve lo mostro così alla veloce perché è per vedere un attimo i prodotti. Non ho neanche letto dietro, anche perché è in piccino, che cosa poteva contenere. È bello grande, eccolo qui. Non so se è aperto. Ecco, così fossi riuscita a vederlo tutto. Ma dopo vi faccio una carrellata un attimo dei prodotti. Allora, è il mio primo calendario dell'avvento, ha un prezzo di 79 euro. Devo dire che un calendario così caro io non l'ho mai preso prima. Ne vale la pena? Allora, consideriamo che dipende. Se siete abituati ai calendari dell'avvento da 29-30 euro, questa è una bella botta, lo ammetto. Però l'avevo presa con il lancio. E quindi metà novembre, no, primi di novembre, forse molto tempo prima, con il lancio promozionale che c'è stato per qualche giorno, ho preso anche quello sconto, quindi quello sconto sul sito ci poteva stare. Ok, è comunque abbastanza caruccio, ma sappiamo che Kiehl's è un buon marchio. Sappiamo. L'ha sentito dire, perché io non ho mai provato nessun prodotto di questo marchio, quindi ecco perché anche sono stata un po' incuriosita da provarlo. Oltretutto, avevo fatto un post su Instagram, però questo calendario, parte del ricavato, andava all'associazione EAL, e sul sito comunque della Kiehl's è spiegato bene. Comunque è un'associazione che come si dice, aspettate che l'ho scritto, associazione italiana per la ricerca scientifica in campo neuro-oncologico infantile, pediatrico, comunque infantile, pediatrico, ci stiamo. Quindi ho pensato che fosse una buona cosa che parte del ricavato andasse in un fondo così importante e ho pensato di prenderlo. Ok, allora, intanto abbiamo detto che è questo, ha una parte sopra così per portarlo in giro, è carino e è tutto pesante. Che cosa contiene? Così, carrellata molto veloce. Contiene prodotti soprattutto per la skin care di tutti i tipi. Mi è piaciuto per questo fatto, perché contiene prodotti per detersione, per la cura del viso, creme giorno, creme sera, creme sieri, in tutto in mini taglia, tranne due prodotti che sono in full size e forse ve li posso anche fare vedere, quelli in full size, che sono il 7, eccolo qua, che è la crema, no, questo qui che è il Calendula Deep Cleanings Foaming Face Wash, quindi è un prodotto per la cura, è la calendula per la detersione. Vi ripeto, io di questi prodotti non ne ho provato nemmeno uno, quindi non so, non li conosco neanche bene. E poi il 24, che è sempre una full size, e questa è la crema mani alla salvia, Ultimate String, ok, alla salvia. Altre cose che devo dirvi, positive o negative, non so. Di negativo, a mio avviso, oltre il prezzo, ma il prezzo, guardiamo i prodotti che ci sono, sinceramente,
ed hanno dei prezzi sul sito abbastanza alti. Altri prodotti che non mi sono piaciuti sono il 18, perché è l'unico prodotto da uomo qua, Facial Fuel, crema idratante energizzante per uomo, è l'unico prodotto che sinceramente, ma credo che andrà in un sicuramente, perché brontolo è impossibile che usa una crema, a meno che proprio non ne abbia strabisogno, ma piuttosto si dà la crema per mani, quindi fate voi, se il marito di una beauty influencer può fare così, ma lui sì, quindi potrebbe andare sicuramente in un'estrazione di un commentino da parte di un maschio. E poi l'altro prodotto che non mi è piaciuto più di tanto, ma sapevo che c'è, allora non è che sapevo che ci fosse, però c'era scritto che ci sarebbe stata anche una sorpresa da parte di Mr. Boss. Mr. Boss, che lui è il fondatore del marchio, e questo alla fine è una spilletta, eccola qui, carina anche, cosa che ho apprezzato è che almeno non era il 24, infatti l'hanno messa nel 23, cosa che posso apprezzare, perché nelle inutilità della spilletta, carina, ma almeno non l'hanno messa il 24, perché sennò mi sarei arrabbiata. Allora, passiamo ora alle cose positive, così per farvi vedere. Perché ci sono due cose che ho apprezzato davvero tanto. Dunque, intanto, non so, per farvi vedere, ne apriamo. Dunque, ogni casella dietro ha scritto la descrizione. Cerco di farvela vedere, non so. È tutta in inglese e in francese. Però almeno c'è scritta tutta la descrizione, quindi spiega il prodotto, come usarlo e che cos'è. Perché ad esempio chi come me questi prodotti sì li conosco, ma non li ho mai provati, non è una cosa negativa. E così ve lo mostro bene. Altra cosa positiva, vediamo se riesco a inquadrarvelo bene. Ecco, facciamo così. È che anche se ha il contenitore in plastica, aspettate, ce n'è una che, ecco, questa qua che la vedete bene. Anche se ha il contenitore in plastica per rimuovere il prodotto, hanno fatto, ecco qua, delle scanalature da un lato e dall'altro, quindi qui, qui e anche sotto. Quindi è impossibile non riuscire a prendere il prodotto senza rovinarsi le unghie. No, è possibile. Non è impossibile, è possibile prendere il prodotto senza rovinarsi le unghie e trovo che questa sia una cosa fantastica, anche perché se no davvero questi calendari sono tremendi. Cosa positiva. Altra cosa positiva che mi è piaciuta, poi altra cosa positiva che mi è piaciuta, e qui adesso dobbiamo trovare una casellina per farvelo vedere. Ovviamente le sto trovando tutte tranne quelle che mi interessano. Eccola qua, ma volevo mostrarvelo in un'altra. Ecco, ci sono a parte dei sieri. Aspettate che lo appoggio un secondo. I sieri, oppure le mini taglie, sono fatte in vetro e sono fatte con un pack che io adoro. Questo è il Clearing Corrective Dark Spot Solution, eccolo qui, che è piccolino perché è un 4 ml, però guardate, intanto dice che ne bastano poche gocce, e ok, però è in vetro con il flacone dosatore e la pipetta. Quindi davvero cura dei dettagli, fantastica. Poi, ultima cosa positiva che ho notato in questo calendario, e non è affatto scontato, considerando che sono tutti prodotti per la skin care, la cura, aspettate, ne prendo fuori un altro, ma perché ho avuto questa idea di rimetterveli dentro? Ce l'ho fatta. Allora, tutti i prodotti, ad esempio ho preso il tonico, ma posso prendere qualunque altra cosa, hanno questo
il sigillo. Quindi trovo una cosa fantastica. Quindi, se non vogliamo iniziarlo subito, almeno hanno il sigillo. Io ho trovato un tonico, ma qualunque altro prodotto, cioè il trattamento all'avocado per il contorno occhi, famosissimo. Aspettate, e questa è un'altra cosa positiva. Allora, facciamo una carrellata veloce che vi mostro i prodotti alla veloce, però sì, sono tutti prodotti per la cura del viso. C'è qualcosa per il corpo? Ah sì, la crema corpo è solamente una, e poi lo shampoo e il balsamo. Poi vabbè, c'è la crema mani, il trattamento per le labbra, che deve essere perfetto in inverno. Comunque faccio una cosa velocissima per farvelo vedere e basta. Direi che vi ho mostrato tutto quello che potevo pensare di cose positive e negative. Sicuramente un calendario costoso, sicuramente costoso, ma visti tutti quelli che ci sono in giro, neanche troppo. Però un calendario che rispetto ai soliti che utilizzo io, ad esempio Sephora, ad esempio anche qua L'Occitane costa meno, pensavo agli ultimi che avevo preso. Questo è sicuramente più costoso, però intanto è una buona causa. Poi ha dei buoni prodotti che sicuramente sono curiosa di provare, ma li proverò tutti e ve le farò sapere perché non li conosco nemmeno uno. E poi ha una cura dei dettagli. Sinceramente, con il fatto che si prendano bene i prodotti, col fatto che sia un bel pack e col fatto che siano curati, mi è piaciuto. E basta parlare. Spero, fatemi sapere se lo avete usato quest'anno da questo calendario o se vi può intrigare così da provare anche per i prossimi anni. E io l'anno prossimo sicuramente prenderò un altro calendario perché tendo a prendere calendari dove provo i prodotti. E adesso basta parlare e vi mostro un attimo, carrellata velocissima, di cosa cosa c'è. Cosa si è trovato dentro? Ah, altra cosa che non vi ho detto è che il calendario sicuramente non lo tengo così, però recupero i cartoncini, quelli con le istruzioni, perché in alcuni c'è scritto come usarli, in altri c'è scritto l'INCI, quindi interessante da provare anche questo. Il tengo sicuramente perché così vi do quando faccio la recensione, vi do un tutto dettagliato e basta. Andiamo a guardare la carrellata. Se ti è piaciuto il video, mi ricorda di mettermi un like perché davvero ho fatto fatica a farvi questo super mega video. Ed ecco qui. Allora, non andiamo ovviamente in ordine di numero, ma spero che si possa vedere qualcosa. Questo era tutto. Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!